Buongiorno ragazzini. Buongiorno. Allora, siamo qui di prima mattina, sono le 12. Ecco, appunto. Bugia, sono le 10 e mezza. Ma vedi che sono 11 le 11 e mezza. Ok, stiamo andando a Grottaglie a prendere il patentino per il carrellista. Da carrellista, no, per il carrellista. Per il carrellista se lo va a prendere lui. Da carrellista, finalmente è arrivato. Ora potrò portare tutti i muletti d'Italia, del mondo, dell'universo. Non esagerare. E andiamo prima che chiuda. E poi partiremo per la Nuova Zelanda. Beh, noi andiamo. Metto la prima. Sì, e si parte. Se rimani a folle non parti. Beh, a dopo. Ragazzini, già preso. Ehi, hey. Hai visto il mio diploma? Da operatore di carrelli elevatori. C'è gioppino di carrelli, ma non è gioppino. Timbri. Adesso sono un carrellista a tutte le fette. Attenzione. Noi ritorniamo alla base. Ciao! La strada per andare dal mio cuore. Riesco a farti innamorare più di me. Ragazzini, colazione. Alle 5 di pomeriggio. Colazione con questa specie di muesli. Questa pallina di cereale. Qui c'è una piccola dormigliona. Un dormigliona fino adesso. Buttiamo il latte. Guardate come va il latte. E voilà. Le jaison fait. La merenda è fatta. Scusate, ma c'è un pizzico di tosse perché mi sono mangiata la nocciolina e mi è andata di traverso. Bene. Dopo di questa prenderò la mia consueta pillola cortisoniana per il mio naso. A volte vorrei staccarmi il naso così, con delle clip, così. E passare tipo, non so, un aspirapolvere oppure un naso, quelle cose a pressione, l'aria a pressione lì. Per pulire tutto. La fantasia umana non ha limiti. La tua, poi. La mia supera i limiti. Beh ragazzi, io faccio la colazione, ok? La merenda, ok? C'è un po' di succo di frutta? Sì, tu prima mangi. Io voglio il succo di frutta. E dai, che dico? Voglio il succo di frutta. Beh, ciao. Ragazzi, dopo 1000 anni abbiamo ritrovato una mummia. La mummia di Tutankhamon. Guardate. In tutta la sua piccola lunghezza. Ecco, è sveglia. Si è svegliata. Chiami mummia. Dalle 2 che sta sul letto. Quando si chiacchierò. Sono le 6:30. Quando si chiacchierona. Vabbè dai. Tu devi andare dalle 3 e si viene dalle 5 l'aiuto. Scusami, sto facendo l'orzata. Ora facciamo l'orzata. Orzata. Questa è la nostra brocca piena di ghiaccio. Di ghiaccio nitrido. Sapete cos'è il nitrido, no? Aspetta che ora devo aprire un po'. Ti metto prima l'acqua. Ti metto prima l'acqua. Calmati. Devo prima la. A me piace abbastanza dolcina. Poi prendiamo l'acqua della fonte, perché noi beviamo solamente acqua di sorgente, acqua. L'acqua che ci dà l'acquedotto. E la buttiamo tutta. Per fare prima mi hanno insegnato che si fa roteare. Wow. Mettiamo un altro poco, dai. Assaggio. Ora facciamo girare.
crede che sia magnifico. Chiudiamo e prendiamo due bicchieri. Che ne so, forse tra un paio d'ore. Quelli grandi. Quelli grandi? Quali sono quelli grandi? Quelli che sono qui, sì. Skip? Sì. Prendiamo noi i bicchieri della Skip. Poi dice, ma che caspita è la Skip? Skip, Skip. E ora? Ta-da! Alzati e cammina. Ma lei crede che io la debba portare lì? Beh, oh, sto bevendo io. Mi vieni? Vieni. Beh, assaggiamo. Assaggiamo questa peculiarità. Mamma mia, che guardo. Che molto. Dimmi com'è. Cheese. Attenzione. Io so le dosi. Mamma mia che sguardo. Beh, ciao. Assaggiamo, vediamo che cosa. Il mio parere, non potete sentire il mio parere? Ah, come preparavano le orzate i nostri antenati, con la noce dell'albicocca o della nespola, eh? Mm? Con la noce dell'albicocca, sì. Con la noce dell'albicocca si fa l'orzato, ho saputo, va, si mette a bagno, si fa giacerare, macerare, vabbè, si lascia giacere. Fa giacere. Giacere, dai. Forse un altro poco di orzata ci stava. Lo so, però, mamma. Cioè, ovviamente si apriva il nocciolo. Cioè, non è che lo mettivi con tutto il nocciolo. Cioè, lo aprivi, il frutto che stava dentro si lasciava macerare dentro, in acqua tiepida, possibilmente a 40 gradi. Perché lì all'epoca avevano già i termometri quelli. Una volta macerata l'acqua diventava un color biancastro, così. Poi cosa si prendeva? Si prendeva un panno di cotone finissimo, quello per filtrare. Si faceva filtrare quest'acqua che da 40 gradi era già passata ai 27 gradi. Si faceva scolare su questo panno di cotone finissimo. E poi una volta fatta raffreddare, si poteva degustare con gli amici o con i parenti dopo il pranzo della domenica. Non so cosa abbia raccontato, però il succo è quello. Succo. Succo, Lilli, succo. Ragazzini, siamo qui a vedere Piero. Ma non è. Piero è. Oh, non sembra lui. Cioè, lui è. Ah, sì. Ecco il grande Piero. Come si chiama? Andiamo già a sedere. Oh, no, proprio in vista. Non ci facciamo altro. Qua. Qua c'è. Qua, qua. Ed ecco Piero. Ehi, state così, sto dietro a voi. Ma per me non sembra Piero. Sì, è Piero. Io non ci picchio da lontano. Citalo. Sei sciogunione, no? Oh, io non mi dicevo. Guarda come corre Piero, guarda. Che non era una traccia. Piero, ma la palla è picchia. Ulla. Ma c'è che l'ha vestita? Non lo so, ma tutti quanti sono vestiti ad Arlecchi. Ah, tu non sono una storia, Piero. Ecco, che sto guardando. No. Piero. 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 Sì. Piero. Vieni, vieni da vicino. Ah, finito. Piero! Piero! Oh, lo chiami bene, ora non giochiamo. Piero! Capocci! Ma ci avessi? Sì, ne ha salutato. Quante ciupi. Ciao. Capocci.
stai dicendo? Ma non ci siamo. Ah, ma la mazzettiamo? Sì. Giusy. Siamo andati troppo tardi. Guarda che padina. Ragazzi, qua si mangia bene. Parla, parla. C'è un po' capito. Giusy ti ha tradito. Tu hai detto io, Angie, però. Meme. Buon appetito, ragazzi. Ah, ragazzini, siamo tornati a casa. Siamo pieni come bisacce. Mamma mia, che fisico. Fa la palestra, fa. Ci siamo mangiati quell'ottimo panino in una paninoteca che si chiama Top Capi. Già dal nome è una garanzia, ragazzi. Buono, buono, buono. Io ho preso uccelletti, patatine, carciofi e salsa cocktail. Poi lui ci ha preso patatine, crudo, pomodoro, insalata, mozzarella e insalata, vabbè, l'ho ripetuto. Buoni, ragazzi, senza salse perché lei la salsedine non le piace. Buono, ragazzi, buono. Niente, mi ha fatto palestra. Basta, basta con queste bagianate. Vediamo che sta facendo. Lui non fa la palestra, lui cazzeggia in palestra, è diversa la cosa. Scusate, ragazzi, tempo che la picchia a sangue. Non te sei bugiardo. Ma perché ne sono qua? È perché c'hai ancora il briciole di pane. Ora avevo le briciole di pane. Appunto. Dico, non si può. Allora, ragazzi, devo fare tanta cacchina, devo fare. Devo fare la cacca. Interessa. Oh, sto pieno. Non ci dopo che guarda. Guarda. Si vedono i segni della virtù. Della virtù, ma stai zitto, stai. Non attendere. Beh, ci vediamo dopo per la buonanotte, ragazzi. Ciao. Ragazzi, allora siamo qui al termine di questa bellissima giornata. Oh, è stato forte stasera, no? Allora, praticamente noi andiamo in train smart. Non lo dire. Per un breve tragitto, per un breve tragitto, dai. Perché l'amica nostra viene con noi. Ma è breve il tragitto, proprio neanche 5 minuti, so? Sì. Ma praticamente che è successo? Che al ritorno il fidanzato Piero, anzi il marito, che fidanzato, il marito. Certo. Ha detto, vedi che io non vengo in palestra, vado a giocare a pallone. Va bene, va bene. Infatti io ho detto, che dice, andiamo a fare la sorpresa dopo la palestra, andiamo al campetto da calcio e lo andiamo a trovare. Va bene, va bene, va bene, va bene. Siamo andati, è finita la partita. Ovviamente il ragazzo ha detto, senti, non ti posso accompagnare a casa. Ma te ne torni con Savere Lucia. Ok. Allora che è successo? Che okay. Io mi siedo alla tua guida. Poi si siede Giuse e poi in braccio si siede Lucia. A un certo punto vedo che c'era un blocco della finanza, un posto di blocco della finanza. Vedo Giuse che si spalma e abbassa la testa al centro del sedile così. Diventa tutt'uno con il sedile. E lei? Io stavo così. Ho visto la finanza e quindi mi sono rimasta immobile. Perché se fai movimenti, no? Ti notano. E io stavo bella immobile così. E dopo che l'abbiamo passata, sento Giusy che mi dice, Luci, guarda come sto io. No, io dico, guarda come sta Giusy. Ah, lui dice, guarda come sta Giusy. Mi giro così. La vediamo. Vedo il sedile, era diventato un tutt'uno con il sedile. E tu sì, la prossima volta mi metto pure così. Yeah. Così è più credibile la cosa, è tutto un sedile. Niente, no, praticamente no. Sembrava che Lucia stesse proprio messa tutta avanti e stava parlando con me, cioè non era, e lei stava, sì, giù, stava, con il stava nascosta così con la testa al con centro, con il fatto che c'aveva la maglietta nera. Aspetta, che si faceva? Che si inquadra tutto il muro, con il fatto che c'aveva la maglietta nera, era scuro il sedile scuro, era diventato un tutt'uno, anche perché il viso, l'unica cosa più chiara che si vedeva, se l'era nascosta così tra i due sedili, quindi era un tutt'uno, era diventato un tutt'uno con il sedile. Mannaggia. No, sono stati dei momenti da ridere, addirittura ci siamo fermati per come stavamo ridendo. Quasi, sì. Ma addirittura. Io piangevo dalle lacrime.
Bene, dopo questo piccolo aneddoto... Guardate qui. Brasile e Germania, ecco la vera spiegazione. Il campo alzato. Bene ragazzi, allora il video di oggi termina qui. T'ha fatto ridere il campo. No. Iscrivetevi al canale. Commentate. Grazie per il nuovo iscritto. Grazie. Dai, dobbiamo arrivare a 50. E poi faremo una mega live. Ragazzi, spammate. Però dovete essere tutti presenti alla live. Vabbè, non è che stanno a grattarsi le palline le persone. No, però... Oh no, amici, c'è chi lavora, sì, c'è chi... Ma noi cerchiamo di farlo magari appunto di domenica pomeriggio, che quasi tutti sono a casa. Perché comunque fare la live... C'è chi va a mare. Per due persone. Vabbè, le 5 alle 6 ormai è finito il sole, no? Vabbè, ragazzi, detto questo, vi diamo la buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao ragazzi, oggi chiuderò l'ormale in chiusura. Ciao. Vi lascio con questo. Ragazzi, guardate che c'è. Che si sbriga. La vedete? C'è la piccola.